Continua la protesta dei lavoratori Indesit, dopo l'annuncio da parte dell'azienda di un piano di circa 1.400 esuberi. Stamattina la protesta si è svolta davanti allo stabilimento di Melano. Lavoro qui da oltre 25 anni, stiamo condividendo con tutti i nostri colleghi questa dura battaglia che è solamente all'inizio. Pensiamo che sono le prime tappe di un lungo percorso. Visto il contesto mondiale, dire che uno non se l'aspettava sarebbe bugiardo, forse non in questi termini, in questa misura. Certo, l'azienda ha il fiato sul collo dei competitor, questo è innegabile. C'è stato ieri un coordinamento a Roma delle RSU e si chiede all'azienda di riaprire il tavolo della trattativa. Certo, in quali termini è ancora prematuro poterlo scoprire, oltretutto anche Milano ieri nel colloquio con il sindaco di Fabriano Sagramola ha detto che è disposto a riprendere la trattativa. Nessuno si fa illusioni, parliamoci chiaramente, però la speranza che comunque possa cambiare qualcosa c'è. Qua dentro ci sono ovviamente persone, ci sono mariti e mogli che lavorano nello stesso stabilimento, ci sono tante donne e ci sono anche famiglie monoreddito. Rimarrebbero tre siti, secondo il piano che hanno presentato, con 500 dipendenti, quindi cioè, capiamo che la Indesit riduce i numeri in Italia e secondo noi è una lenta partenza della Indesit dal territorio italiano e questo non lo possiamo permettere. È una delle aziende più grandi d'Italia, sicuramente a livello di elettrodomestici è la più grande e quindi sarebbe una perdita di enorme portata. Il 10%, oltre il 10% degli operai coinvolti in questo ridimensionamento, in questo piano industriale delle Indesit provengono dal nostro territorio, ma qui deve cambiare politica industriale perché il progetto industriale presentato non è un progetto di valorizzazione dell'azienda o di efficientamento, è un progetto di distruzione dell'Indesit in Italia. Questo non lo accettiamo, soprattutto non accettiamo le politiche dell'Unione Europea che permette la delocalizzazione in Polonia e in Turchia delle nostre fabbriche. Perché non lo permettiamo? Perché l'Unione Europea, per i quali noi stiamo facendo sacrifici enormi di lacrime e sangue come italiani, non chiede gli stessi sacrifici agli altri stati, in modo particolare in Polonia, dove i lavoratori non hanno le stesse tutele, gli stessi diritti sindacali dei nostri lavoratori. Allora noi accettiamo la concorrenza, ma a parità di condizioni, altrimenti questa non è l'Europa che ci rappresenta. Oggi sono tutti presenti i sindaci di Sassoferrato, Pergola, Fabriano, Arcevia, poi mi hanno detto sono altri sindaci, Cupramontana, Castelraimondo, Gualdo, sono tutti qui con noi, io spero che sabato si incontrano tutti assieme e possano trovare un accordo perché secondo me il governo, secondo me, insieme a loro possano decidere e sostenerci fino in fondo, perché da soli certamente non riusciamo a fare niente, ma essendoci tutte queste autorità ci diano una mano e il governo si metta una mano sulla coscienza di tutti i soldi che ha dato all'azienda per aprire e poi adesso ci abbandona perché poi in Turchia l'operaio gli costa meno e il prodotto viene venduto allo stesso prezzo e non mi sembra giusto nei nostri confronti fare questa cosa. Anche noi abbiamo un mutuo da pagare, un bambino da mantenere e secondo me dovrebbero trovare un bel accordo, altrimenti Fabriano muore proprio, ho visto l'Antonio Merloni com'è finita, anche noi se dobbiamo fare questa fine, anche il centro, i negozi, è tutto un insieme di cose, non è solo, le fabbriche non ce n'è più nessuna aperta, portano tutto all'estero, quindi è giusto che rimangano in Italia e ci diano questo lavoro. Intanto la crisi è gravissima, perché colpisce l'immaginario anche delle persone, la speranza, la prospettiva. Non ci si riesce a dar pace, a capire perché questo progetto presentato così, 480 esuberi, 150 operai e impiegati, perché buttato così in mezzo alla strada e non veicolato, condiviso, discusso. Ho rappresentato questo disagio del territorio e la rabbia dei lavoratori per un piano che non riescono a condividere. Se non c'è condivisione non c'è futuro per l'azienda e la condivisione passa per la condivisione con i lavoratori e con la condivisione col territorio. Sono tutti fortemente preoccupati e anche sconvolti, commercianti, artigiani, oggi qui c'erano rappresentanti degli artigiani, ho visto, stamattina mi ha telefonato il presidente di Confcommercio, la situazione è vista da tutti come una situazione senza sbocchi e noi non possiamo consentire questo perché senza lavoro non si vive.
Sì, ancora siamo a un dialogo iniziale, io l'ho incontrato per la prima volta, il dottor Milani si è dimostrato disponibile a un dialogo con i sindacati perché le sue dichiarazioni sono state: noi garantiremo il lavoro. Ma come? Ha detto, lo decidiamo insieme ai sindacati, insieme alla struttura che contratta con noi. Io voglio accompagnare questo percorso perché credo che le istituzioni, che sono l'espressione di questi lavoratori, che sono l'espressione di questo modello sociale, siano vicine. Gli ho richiesto ancora una volta di partecipare al tavolo nazionale non appena sarà avviato, perché effettivamente ci rendiamo conto, se ne rendono conto tutti, questo è un sistema paese che scricchiola e fa fatica. Noi dobbiamo cambiare questa logica. La Francia ha sostenuto l'aerospaziale, l'Inghilterra la finanza, l'Italia sostenga il metalmeccanico. Il meccanico, la meccanica leggera, è l'ultima azienda diffusa sul territorio nazionale che ci rimane. Non possiamo non sostenere questo lavoro. Sì, chiedo un tavolo immediato all'azienda per ritirare questo piano shock, che per il territorio fabrianese è un macigno proprio insopportabile. Non possiamo permetterci la perdita di ulteriori posti di lavoro, perché questo era il distretto dell'elettrodomestico, è un distretto che ha fatto sempre il suo lavoro su questo settore, anche noi come operai siamo sempre rimboccati le maniche, quindi dobbiamo cercare tutte le soluzioni possibili affinché il lavoro rimanga in Italia e non in Polonia o in Turchia. Questo è quello che chiediamo. I manager ci hanno comunicato il giorno 4 giugno il piano shock a Roma e lì sono stati elencati tutti gli esuberi per ogni sito. Abbiamo 5 stabilimenti in Italia, considerando che fino a un anno fa, 2 anni fa, erano 8 gli stabilimenti. 3 sono stati chiusi al nord per saturare gli altri stabilimenti del centro-sud, tra cui anche qua Melano, e poi c'è Albacina, dove io sono rappresentante sindacale, poi c'è Comunanza in provincia di Ascoli, Teverola e Carinaro in provincia di Caserta. Quando ci hanno comunicato questo piano ci è crollato il mondo addosso, perché effettivamente facevamo un po' di cassa integrazione ordinaria, ma interessava il 20-25% degli operai, che sono in totale 2.004. Quindi la cassa integrazione rende già visibili gli esuberi, che potevano essere intorno alle 600 unità, però da 600 a 1.400 ci è crollato il mondo addosso, perché questo vuol dire approfittare anche della crisi per delocalizzare ulteriormente e depauperare un territorio martoriato da tutte quante le crisi diffuse di questi anni. Quindi ci vuole anche un intervento forte della politica, delle istituzioni a tutti i livelli, soprattutto a livello centrale, governativo. Il Ministero dello Sviluppo Economico deve creare una politica industriale e mi meraviglio che Letta, che lui ha sempre decantato la politica dei distretti e quindi l'industria dislocata, anche concentrata in alcuni territori virtuosi, che ancora non intervengono su un fabrianese, per esempio, che ha un tasso di disoccupazione del 22-23%, senza considerare tutti quelli in cassa integrazione, Antonio Merloni e altre aziende, Best, CB, via dicendo, che sono ancora in forza e non risultano disoccupati.